Zero League My C. Bentornati fratelli di Tuberanza, siamo di nuovo su Yu-Gi-Oh! GX. L'episodio odierno è intitolato La formula del successo e vestiremo i panni di Bastion Misawa contro Chaz Priston. Mamma mia! Alcuni di voi probabilmente si staranno chiedendo perché indosso la maglietta rossa. Ebbene, vi do la risposta: perché il personaggio principale di questa serie fa parte dei Rosso Slifer, quindi ho deciso di calarmi nella parte. Adesso, chiusa parentesi, avviamo l'episodio. Via! Il dottor Crowler era ancora alla ricerca di qualcuno che potesse sconfiggere Jaden Yuki in un duello. Pensò di aver trovato la sua risposta in Bastion Misawa, un genio matematico che duellava utilizzando le formule matematiche. Più tardi, in classe, un compagno di studi del gruppo blu disse a Chaz Priston che non poteva più sedersi nella sezione blu obelisco. Chaz adesso avrebbe dovuto sedersi con i mediocri giallo ra. Ti sbagli di grosso! Io non faccio parte di quel gruppo di perdenti! Dottor Crowler! Deve dire a tutti che questo è un errore. Io appartengo qui. No, tu non fai parte di questo gruppo. Hai perso un duello con... Oh, chi era? Ah sì, mi ricordo. Jaden Yuki. Ecco perché duellerai contro Bastion Misawa domani. E se perderai contro di lui, voi due vi scambierete il dormitorio. Vuoi dire? Io diventerò un duellante giallo ra. Sì, esattamente. Se duelli come ascolti, sarebbe molto meglio. La mattina dopo, un membro dello staff della scuola disse a Jaden che c'erano tantissime carte che galleggiavano nell'acqua del lago vicino alla banchina. Jaden, Bastion e Sirius andarono ad indagare. Non capisco perché Bastio ci hanno lasciato la N, ma vabbè. Ah, quello è l'anello della distruzione! E Predatore Vors! Bastion, queste sono tutte le tue carte. È colpa mia. Questo deck era nella mia scrivania. Ho spostato la mia scrivania nel corridoio ieri, quando stavamo dipingendo. Qualcuno deve averle prese. Chi farebbe una cosa del genere? Qualcuno che non vuole che tu avanzi a livello blu obelisco. Il tuo deck è totalmente rovinato. Bastion, che cosa farai adesso? L'esame per la promozione è in meno di un'ora. È pensieroso, ma in realtà non gliene frega una sega. Comunque, poco prima dell'esame. Bastion, sei arrivato in tempo e vedo che hai portato degli amici. Spero che duellerai meglio della tua compagnia. Aspetta un attimo, Chaz è il tuo avversario. Bastion, probabilmente è stato lui che ha gettato via le tue carte. Pardon? Non so di che cosa stia parlando, dottor Crowler. Non ho fatto niente. Ah, è così. Chaz, ti ho visto. Questa mattina vicino all'acqua. Hai gettato le carte e sei corso via. Io normalmente non spio, ma non si scherza con il deck degli altri. Su via, chi può dire che non stavo gettando via le mie carte? Credo che Bastion ed io abbiamo dei deck simili. Questo è tutto. Bugiardo! Nessuno mi chiama bugiardo e nessuno mi chiama ladro. Bene, allora non lo sei. Duelliamo. Storia deck. Via. Eccoci qua. Mamma mia, io ovviamente... No. È stato tagliato Marco Cacca. Oh, mi fa iniziare per primo. Bella Chaz. Grande. Glande. Duella. Ottimo, ottimo, ottimo. Abbiamo già un Hydrogeddon e un Oxygeddon. Me ne manca un altro. E ovviamente il legame H2O è semi-completo. Attiviamo l'effetto. Mettiamo lui, che già è potenziato. E passiamo il turno. Che ho messo qua? Ah, forza riflessa, ok. Vediamo un po' che cosa ti inventi. 1006.
Contaci, fratello. Ti faccio proprio attaccare con sto scengiapelle. Sì, sì. Contaci. Eccolo qua. C'è anche il legame, fratelli, ok? Ok, ci siamo. È tutto pronto. Perché guardate adesso. Battle pace. No, non è tutto pronto, scusate. Perché per evocare un altro Hydrogeddon dovrei uccidere un mostro avversario? Sì, esatto. Perché è il suo effetto. Merda. Vediamo un po'. No. Va bene. Aspettiamo che lui posizioni un mostro coperto. Lo uccidiamo e prendiamo Hydrogeddon. Passi il turno, bravissimo. Qua c'è l'ovetto che posizioniamo. Non posso posizionare? Ah, perché ho messo l'ovetto già. Battle pace, ovviamente. No, non tu, ma tu. Certo che attivo l'effetto e come. In posizione di attacco. Mamma mia, inizia a prendere tutto forma. Kabazauls. Ma che posso attaccarlo? Ah, già. Ah, regà, mi dispiace. È morto. Avrei voluto farvi vedere il legame H2O, ma non c'è stato tempo. Mi dispiace. Un duello ben giocato, Chaz, ma non è stato abbastanza. Pura fortuna. Hai pescato una carta fortunata e sei inciampato nella vittoria. Questo è tutto. Forse, ma la fortuna favorisce i preparati e io ero pronto a batterti con un'altra mezza dozzina di carte. Spiacente, avresti perso in un modo o nell'altro. Chaz, hai rubato, hai mentito, hai tradito e hai perso. Meriti di essere degradato. No, questo non è possibile! Ed è finito, ed è finito. Diamo un'occhiata al prossimo episodio e ce lo facciamo, ovviamente. Il duello del giorno del giudizio, dove vestiremo i panni del nostro protagonista Jaden Yuki contro un tizio di cui purtroppo non ricordo né il nome né il mazzo. Via! Il cancelliere Shepard, l'amministratore capo dell'Accademia dei Duelli, chiamò Jaden, Bastion, Alexis, Chaz, Dr. Crowler, il professor Banner e Zane nel suo ufficio. Il cancelliere voleva avvertirli riguardo i Cavalieri delle Ombre e la potenza delle tre carte bestie sacre. Tre carte? Che cosa? Sacre! Le carte bestie sacre, grazie al loro immenso potere e alla loro forza colossale, sono nascoste da qualche parte qui nell'Accademia. Questa Accademia è stata costruita in parte per proteggere le carte bestie sacre. Sono state sepolte sottoterra in profondità. I loro poteri sono stati sigillati. La leggenda dice che se queste carte vedranno la luce del giorno, accadranno cose terribili. Il nostro mondo non ci sarà più. Non ci sarà più. Quindi questo è il motivo per cui voi sette siete qui, per proteggere queste tre carte dai malvagi. I malvagi? Esattamente. Sette duellanti conosciuti come i Cavalieri delle Ombre che bramano queste carte. Ho sentito parlare di questi Cavalieri delle Ombre. Non sono uno scherzo, dovete stare attenti. Va bene, allora come possiamo proteggere queste carte? Proteggendo i sette cancelli degli spiriti. Per raggiungere le carte, questi cancelli devono essere sbloccati. E per sbloccarli bisogna acquistare le sette chiavi per i sette cancelli. Questo è l'unico modo per proteggere le carte, proteggendo le chiavi. Ed eccole qui, una per ciascuno di voi, mi raccomando. Figlioli, questa è una responsabilità importante, anche per me. Noi teniamo le chiavi, non ci faranno diventare degli obiettivi. È vero. Con queste chiavi i Cavalieri delle Ombre vi cercheranno. Eh? Ci cercheranno? Vuoi dire ci elimineranno? Solo in un duello. Fortunatamente per noi le chiavi non possono essere semplicemente rubate. Un antico editto comanda che le chiavi devono essere vinte in un duello. E così ho chiamato i sette migliori duellanti per affrontare questa sfida e combattere per la nostra scuola.
Più tardi, quella sera, Jaden e Alexis furono trasportati in un vulcano dove incontrarono il primo Cavaliere delle Ombre. Dove siamo? In un sogno molto strano. O un incubo? Nessuno dei due! Che cosa sta succedendo? Non capite? Imparo lentamente. Chiamami Night Shrewd. Sarò quello che ti prenderà la chiave che indossi intorno al collo. Wow, voi ragazzi non sprecate tempo. Mi prendo questa chiave adesso. Oh, giusto per assicurarmi, ho portato qui i tuoi amici. Che significa? Saluta Sirius e Chumley. Sembra che siano nei guai. O forse dovrei dire lava incandescente. Tale è la natura di un gioco delle ombre, guardiano della chiave. Un gioco delle ombre. Senti, duella con me, ma lasciali andare. Non accadrà. Ho bisogno di loro per assicurarmi una partita rapida. Dopotutto, sono dentro quella sfera protettiva. Diciamo che non è costruita per durare. E c'è di più. È in gioco anche la vostra anima, che sarà sigillata in questa carta quando perderai. Naturalmente, se io perdo, allora la mia anima sarà sigillata. Ma, hey! Dobbiamo essere onesti con noi stessi. Io perdere? Non c'è modo. Allora prepariamoci. Che ne dici? Non puoi accettare questo. Dillo a Sirius e Chumley. Stanno per diventare delle polpette in uno stufato di lava. Sono i miei amici e non ho intenzione di lasciare che questo accada a loro o a noi. Inoltre, questo non è il mio primo gioco delle ombre. Spero solo che non farà male come gli altri. Ok, amico. Vuoi duellare? Benissimo. Preparati. Storia ed ecco, ovviamente. Eccoci qua. Allora, ovviamente, Marco Carta. Grande Marco, voglio essere il primo ad iniziare. Sì, signore. Night Shroud. Cazzarola di nomi, eh. Vai, Jaden. Allora, vediamo un po'. Anfora dell'avidità. Peschiamo due carte. Oh, Sparkman. Allora, innanzitutto prendiamo la polimerizzazione. Sì. Poi, dopodiché, attenzione perché con la E di emergenza prendo... potrei prendere Bladeage, come si chiama. Però prendo Climen, perché mo fondo Climen e Sparkman. Sì, signore. Oh, che è? Non può essere. Questa carta può attaccare direttamente. Questa carta può attaccare mentre, ecco, scoperta in posizione di difesa. Ma solo se il tuo avversario non controlla mostri. Se lo vuoi attaccare questa carta viene dimezzato durante il calcolo dei danni. Ma va. Però aspetta, questo c'ha 2005 di difesa. Lui ha i draghi neri occhi rossi. Però una volta puoi scartare una carta per scegliere come bersaglio un mostro scoperto il terreno. No, voglio lui, sì. Evoco lui. Perché almeno a 2006 mi dà un po' più di protezione. Bastione distruttore e eroe elementare. Eccolo qua. Perfetto. E passiamo il turno. Aggiungi alla tua mano un... No! Cioè, non ho fatto in tempo a dirlo. Ecco, cucciolo di occhi rossi, che già se ne va e diventa drago nero occhi rossi. Bravo, vabbè. Mo attaccami, forza, dai. Ottimo lui. Wild Art. Allora, forse dovevo prendere Bladeage, ma va bene uguale. Attacco diretto. Tolgo 1000. Diretto. E poi passo il turno. E chi me la sguasta a me? Sto qui, tranquillo, con i miei 2005 di difesa. Ma chi è questo? Richiama il cucciolo. Dai, tranquillo. Sì. Chiama chi ti pare. Forza riflessa, a posto, perfetto. Cioè, meglio di così, voglio dire. Cioè, figa.
Ah, che poi tra l'altro io potrei mettere Sparkman. Così lui mi attacca. Io glieli faccio zomba tutti per l'aria. Potrei farlo, potrei farlo. E lo farò. Lo farò. Battle pace. Addio cucciolo di drago. Fatela in quel posto. E attacchiamo direttamente con il bastione. End pace. Prego. Ah, sì, davvero, dici? No, mi dispiace, ti va male, fra. Tiè, bam, bam. Arrivederci. Oh, attenzione, perché io adesso uso mostro resuscitato e mi prendo il suo mostro. Sì. Esatto. Eh già, dov'è? Eccolo qua. In posizione di attacco. Perfetto. Meglio di questo? Cioè, voglio dire, fratelli, avete idea? Meglio? No, impossibile. Allora, no, voglio attaccare un attimo con 1500. Ottimo. Che odio il pomodoro mistico. Che odio, che odio. Vai, ti tolgo 200. Vai, permettine un altro. Bravo, bravissimo. Proprio questo quello che dovevi fare. Drago nero occhi rossi. Spappola il pomodoro. Madonna quanto è figo. E adesso ovviamente prende il cucciolo. Madonna quanto sei prevedibile, pezzo di merda. Prevedibile come pochi. To, 1000 life points diretti. End pace. Mo ce l'avrà lui il drago nero occhi rossi in mano? Eh no, non ce l'ha, mi dispiace. Mi dispiace. Vabbè, sì, no, capita. Capita. Eccolo qui, Bladeage. Lo evoco. Per... al posto suo. Ah, no, due tributi, sti cavoli. No, no, no. Non metti proprio niente tu. La posiziono questa. Chissà che magari il prossimo turno non possa evocarlo offrendo Sparkman e Topo Gigio. Va bene lui. Poi attacca lui. Oh, mi dispiace. Penso che sia arrivata la tua fine, brutto sterco di cacca. Sì. Ciao. Ciao ciao. Vittoria. Giovanna e Jayden. Ce l'ho fatta. Sai, Chumley. Jayden crollò a terra mentre tutti gli altri furono trasportati al di fuori del vulcano. Siamo vivi. Cosa diavolo? C'è riuscito! Jayden ha vinto! Sì! Ma dov'è Jayden? Guardate laggiù! Jayden! Svegliati! Non si muove! Forza, Jay! Sai, sta bene. Stanco forse, ma chi potrebbe dargli torto? Io sono stanco e non ho fatto niente! Sta bene, non posso dire lo stesso per Night Shroud. Alexis vide un altro corpo in lontananza. Alexis! Non può essere! È lui! Pensavo di averlo perso per sempre. Finalmente è tornato. Mio fratello è tornato! Quella carta ha rimosso tutta l'oscurità che lo teneva imprigionato. Ed è finito così. Alexis ha ritrovato suo fratello. Attenzione! Il campo delle urla è il titolo del prossimo episodio che vedrete qui su Tuberanza su Yu-Gi-Oh! GX. Mi raccomando, sempre solo qui su Tuberanza. Ciao!